Migranti dall'emergenza al progetto, incontro di studio al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta su iniziativa della Scuola Superiore della Magistratura. Diversi gli invitati, anche Salvatore Cardinale, presidente della Corte d'Appello, e Renato Di Natale, procuratore della Repubblica di Agrigento. Attenzioni puntate sulla realtà di quanti emigrano per cercare un altrove, tra sogni, speranze, disagi e spesso tragedie. Riflettori anche sulla terra agrigentina, su Lampedusa, dove ogni anno arrivano migliaia di extracomunitari. Le operazioni condotte nei confronti di soggetti che ritenevano di poter amministrare comune o altri enti, non nell'interesse e a servizio della collettività, ma bensì nel proprio interesse. Ma fatta questa premessa, scusatemi, volevo dirvi che arrivato ad Agrigento mi sono trovato a fronteggiare gravissimi problemi legati alla immigrazione clandestina, tutta quella serie di reati che possono venire commessi sul tema dell'immigrazione. Agrigento è l'ultimo lempo d'Italia, in particolare Lampedusa è l'ultimo lempo d'Italia, però per gli immigrati rappresenta la porta dell'Europa, perché coloro che approdano a Lampedusa non hanno intenzione di venire in Italia, in Sicilia o in Italia, ma vogliono andare in Europa. È la meta più vicina e quindi l'approdo favorito è quello. E mi sono dovuto cimentare con tutta una serie di problemi che riguardavano il diritto internazionale, perché c'è un problema di miglia marine, quali appartengono alla competenza territoriale dell'Italia, quali no. Problemi riguardanti il codice della navigazione, quali comportamenti sono leciti, legittimi, non leciti. Le norme, il testo unico delle disposizioni di pubblica sicurezza, abbiamo lavorato tantissimo con i prefetti che si sono succeduti ad Agrigento per renderci conto di quale fosse la portata di queste normative, oltre che ovviamente il codice penale e il codice di procedura penale. Nel far ciò siamo stati sempre sotto la attenzione vigile della politica e dei media, perché ogni nostro comportamento, soprattutto in occasione di fatti che avessero una dimensione, una rilevanza particolare, stampa e non solo stampa, si sono così direttati in taluni casi anche a censurare talune nostre condotte che abbiamo sempre portato avanti nel pieno rispetto delle regole del diritto. A volo e per sintesi dico che noi ci siamo occupati, in occasione dei respingimenti che venivano fatti dal governo, dalle forze che erano in mare nell'epoca del governo Berlusconi, dei respingimenti, e ci sono state denunce per articolo 610 del codice penale, violenza privata, che abbiamo dovuto gestire, esaminare e comunque risolvere. Oppure nel 2013 in acque maltesi c'è stato il naufragio di un natante in cui sono periti un gran numero di siriani, particolarmente molti bambini, e si accusarono le autorità italiane, in particolare la Marina Militare e chi era preposto a dare soccorsi, di omissioni dati d'ufficio, perché non si erano recati immediatamente su quei posti a soccorrere il natante e il naufrago. Oppure ancora, sempre il periodo in cui c'era il governo Berlusconi fornì delle motovedette alla Libia, che dovevano pattugliare il mare per evitare che i barconi arrivassero nel nostro territorio, e in quelle occasioni quei pattugliatori italiani vi erano come addestratori degli elementi della Guardia di Finanza, e in un'occasione un peschereccio fu mitragliato dai libici, e per fortuna i pescatori andarono a nascondersi dentro la cabina di pilotaggio che era blindata, e si evitò
una strage che sarebbe stata commessa ad opera di un pattugliatore fornito dall'Italia alla Libia e sulla quale erano presenti delle forze dell'ordine appartenenti alla Guardia di Finanza. Questo solo a volo e per sintesi di quelli che sono stati taluni dei problemi dei quali ci siamo dovuti occupare e continuiamo a occuparci vivendo a Lampedusa.